Senatori, buongiorno. Sono passati 2 giorni dalla presentazione del decreto legge La Buona Scuola in Parlamento. Numerosi sono i commenti che potete leggere sul web, come quello dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, che invita il governo a non dare troppo potere ai dirigenti scolastici. Gilda TV ha sentito l'opinione di alcuni politici, che potete trovare nel servizio precedente. Oggi vi proponiamo un primo commento del coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio. Siamo ormai alla terza puntata della Buona Scuola con 3 versioni diverse. Prima c'è stata la versione, quella della consultazione, poi una diversa presentata con un disegno di legge, ora un altro disegno di legge che verrà passato al Parlamento. In realtà la caratteristica comune è sempre l'improvvisazione, la confusione, la mancanza di un'idea di cosa sia la scuola e cosa siano gli insegnanti. L'unico aspetto positivo di quest'ultimo disegno di legge è che c'è la restituzione degli scatti d'anzianità agli insegnanti, una battaglia che la Gilda ha condotto con forza negli ultimi anni, e questo è un fatto positivo. Come un altro fatto positivo che si è rinunciato al demenziale progetto di carriera e merito, ma ci hanno rinunciato anche perché bastava leggere con attenzione quel disegno di legge scritto non si sa da chi, parlo del precedente, dove i conti erano totalmente sballati perché alla fine restavano circa 7-8 euro a testa per insegnante. Comunque siamo molto preoccupati, bisogna che la categoria si mobiliti perché questo disegno di legge è pericolosissimo, perché c'è un'idea di fondo, quella del preside sceriffo con tutti i poteri, una specie di dirigente scolastico alla Putin, un autocrate, è una cosa veramente inconcepibile, ma inconcepibile non soltanto per gli insegnanti. Basta leggere che a un certo punto viene attribuita al dirigente scolastico la responsabilità sulla didattica della scuola. Se io fossi dirigente mi preoccuperei moltissimo, come faccio a rispondere della didattica che è prerogativa di ogni singolo docente e a una programmazione che è prerogativa di un collegio di docenti, sicuramente non del dirigente scolastico che non è in grado di controllare, di intervenire neanche più di tanto sulla didattica. Basta leggere poi alcune cifre per capire su cosa si vuole incentrare la scuola, no? Sono stanziati 35 milioni di aumento di stipendio per i dirigenti scolastici, che sono 8.500, e poi per i 700.000 insegnanti, per il loro aggiornamento, 40 milioni. Cioè la diversità di queste cifre la dice lunga sull'idea che sta dietro a questo disegno di legge. Per quel che riguarda i precari, siamo letteralmente alla beffa, oltre che i numeri del lotto. Prima erano 150.000, poi sono diventati 120.000, adesso sarebbero 100.000, ovviamente però a rate e senza tener conto che l'organico dovrebbe partire adesso, perché a settembre le scuole debbono riaprire. È evidente che il governo non dispone delle risorse per sanare la questione del precariato, e se ne lava le mani, scarica la palla al Parlamento, dopodiché a settembre probabilmente si assumerà soltanto il turnover e si scaricherà la responsabilità sul Parlamento che non ha approvato il disegno di legge, ecco, io la vedo così. Poi liquidano la questione del contenzioso vietando i contratti che superano i 36 mesi, cioè invece di stabilizzare i precari dico: guardate, da oggi in poi eliminiamo le supplenze, oppure se avete già lavorato troppo vuol dire che toccherà un altro. Insomma, non ci pare che sia una soluzione seria. Anche l'organico funzionale ovviamente è rinviato ai posteri, come è già successo altre volte nella storia della scuola italiana. Beh, la questione del merito è l'ennesima prova che il governo non vuole affrontare seriamente la questione, ma solo a livello propagandistico. Vengono stanziati dei fondi di circa 200 milioni lordi assegnati ai presidi che decideranno chi sono i bravi. Beh, intanto la somma è semplicemente ridicola, perché da questi 200 milioni bisogna levare via il 24% di oneri, si chiamano lordo Stato, no? La cifra che resta viene distribuita a 8.560 scuole, la risorsa media a disposizione sarà di 15-18 mila euro per scuola, cioè una cifra appena sufficiente per compensare qualche collaboratore del dirigente scolastico. Però anche qui è il principio, cioè la discrezionalità che si vuole affidare al capo, non si tiene alcun conto della comunità scolastica e delle scelte che dovrebbe fare eventualmente il collegio di docenti, perché si dice: sentito il consiglio d'istituto decide il dirigente scolastico.